Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Purifichiamo i nostri cuori, invocando la misericordia del Signore sui nostri peccati per celebrare santamente questi misteri. Con queste parole Gesù operava una rivoluzione, come in tutto quello che dice, spostava il baricentro dell'attenzione, il metro della santità, dall'esterno all'interno, dalle mani al cuore, da quello che è fuori dell'uomo a quello che è dentro l'uomo. Ma continuiamo quella catechesi mistagogica che abbiamo iniziato ieri, cioè quella riflessione sul mistero eucaristico, sulla parte fissa, diciamo, della messa, sulle letture. E siamo arrivati alla seconda grande parte della messa, al secondo momento, la liturgia eucaristica, con al centro la consacrazione. Qual è il nostro compito di sacerdoti, il nostro stato d'animo con cui dobbiamo vivere questo momento della nostra vita? Anzitutto siamo chiamati ad agire in quel momento in persona Cristo, quindi a esercitare il nostro ministero ordinato. E in questo senso la nostra partecipazione è di attenerci alla parola di Gesù, fate questo in memoria di me, alla Chiesa, alla liturgia della Chiesa. Però non basta semplicemente questa esattezza esterna di osservanza delle rubriche, dobbiamo accompagnare quel momento con una fede, un mistero della fede che le diamo appena fatta la consacrazione, ma dobbiamo quel mistero della fede anzitutto viverlo noi. Il mistero della fede consiste nel fatto che noi raccontiamo quello che Gesù fece, prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli. Ma tutto questo deve diventare presenza. Noi sacerdoti dovremmo in quel momento essere perfettamente, profondamente consapevoli che è il Gesù risorto, vivo, che noi rappresentiamo in quel momento, di cui siamo quasi la controfigura, che sta parlando, sta dicendo alla gente in quel momento: prendete, mangiate, per voi qui, non per gli apostoli di 2000 anni fa, per voi. Cioè le parole dette della consacrazione sono parole dette da Gesù risorto, vive, non una citazione che si ripete indefinitamente fino alla fine dei secoli. È difficile esprimere, però voi capite che cosa significa questo cortocircuito, e rendersi conto e trasmettere magari agli altri semplicemente con il tono della voce lo stupore di chi ascolta Gesù che in quel momento sta dicendo: prendete, mangiate, voi, per voi. Ma in questa occasione, carissimi confratelli, vorrei invece insistere di più sulla nostra partecipazione esistenziale, quello che siamo chiamati a fare non semplicemente come ministri ordinati, come sacerdoti, ma come membri del corpo di Cristo. Perché questo è l'aspetto più trascurato. Noi pensiamo che in quel momento siamo chiamati a fare esattamente quello che la liturgia ci dice, e non renderci conto che siamo chiamati invece a una partecipazione, un coinvolgimento personale. Ma io me lo spiego e vi chiedo perdono se faccio ricorso alle mie poverissime esperienze, perché è così che l'ho capito io la differenza. Quando fui ordinato sacerdote, io 52 anni fa, su quest'altare, e dissi la prima messa dentro la Santa Casa, la messa si celebrava ancora in latino, si celebrava con le spalle alla gente verso il muro, non c'era questo altare qui. E tutto ci spingeva in quel momento a isolarci da tutto, identificarci con Gesù del Cenacolo e, prestandogli la nostra voce, dire: accipite, manducate, hoc est corpus meum. E io ricordo che per concentrarmi ancora di più chiudevo gli occhi in modo da isolarmi proprio di tutto. Poi venne la riforma liturgica, si cominciò a celebrare la messa guardando la gente, non più in latino ma nella lingua volgare,
Le rubriche non dicono più di abbassare la testa, abbassare la voce, ma in voce normale di dire le parole della consacrazione. Non solamente questo, però questo aiutò, poi ci fu anche chiaramente un altro fattore che mi aiutò a capire che bisognava cambiare un po' il modo di intendere quel momento della messa. Cioè è vero che come sacerdote ordinato io devo pronunciare quelle parole credendo che avevano il potere di cambiare il pane nel corpo di Cristo, ma come membro del corpo di Cristo io ero chiamato a unirmi a Gesù e fare quello che lui faceva, come il vescovo aveva detto nella mia ordinazione: agnoscite potacites imitabili contractatis, che vuol dire riconoscete quello che fate e imitate quello che fate, imitate nella vita quello che fate all'altare, e cioè fate quello che ha fatto Gesù. Allora, in breve, io cominciai a vivere la consacrazione così, guardavo la gente, e mentre dicevo il nome di Gesù, potete mangiare questo è il mio corpo, dicevo anche alla gente: prendete, fratelli e sorelle, mangiate, questo è anche il mio corpo che io voglio dare per voi. Prendete, bevete, questo è il sangue che voglio versare per voi. Poi dopo, una volta scoperto che questo è lì, nella Bibbia, nelle parole di Gesù, quando diceva fate questo in memoria di me, io non penso che intendeva dire fate esattamente le rubriche, i gesti che ho fatto io, sapete, si può arrivare fino alla mania in questo caso, come tenere le dita, come se quello fosse per Dio la cosa più straordinaria, più importante del mondo. Quando Gesù diceva fate questo in memoria di me, intendeva anche dire fate quello che ho fatto io, e fatelo insieme a me, in memoria di me. E quando Giovanni dice egli ha dato la vita per tutti noi, dunque anche noi dobbiamo dare la vita gli uni per gli altri, Sant'Agostino, commentandolo questo, dice ecco qui il beato evangelista Giovanni ci spiega il mistero della cena. Cioè l'Eucaristia è questo, Gesù che dà la sua vita per noi e ci invita a dare la nostra vita per i fratelli, fare lo stesso. Ma anche quando Paolo dice vi esorto fratelli per la misericordia di Dio offrire i vostri corpi in sacrificio vivente e santo gradito a Dio, queste parole ricalcano quello della consacrazione. Prendete e mangiate questo mio corpo, io vi esorto a offrire i vostri corpi in sacrificio vivente. E come Paolo diceva di essere Eucaristia, non basta celebrare l'Eucaristia, bisogna essere Eucaristia. E allora dobbiamo capire che cosa vuol dire dare il corpo e il sangue, se dobbiamo in quel momento unirci a Gesù e fare quello che lui ha fatto. Il corpo per noi, lo sapete, l'ho detto in tante altre circostanze, per noi è la terza parte dell'uomo, che unito all'anima e all'intelligenza formano la persona. Per la Bibbia, e dunque per Gesù non era così, il corpo è tutta la persona umana, in quanto vive in una dimensione corporea. Allora, quando Gesù diceva prendete questo mio corpo, ci dava la sua vita concreta. Dal primo momento fu concepito nel seno di Maria fino all'ultimo momento, il vissuto. Sì, anche la dimensione profonda, ontologica, ma anche il vissuto storico, la sua vita. E quando diceva prendete questo mio sangue, cosa intendeva dire? Per noi il sangue è una parte di una parte dell'uomo, che è un organo del corpo. Per la Bibbia il sangue è la sede della vita. E dunque il versamento del sangue è il segno plastico della morte. E Gesù ci dà la sua vita e la sua morte.